Buongiorno, Andrea Ranalli, IoT Manager per PwC. Oggi cerchiamo di spiegarvi un po' il mondo dell'IoT. Prima vi faccio un breve background. Mi occupo di queste tematiche da oltre più di 10 anni, in particolare prima del mio attuale incarico in PwC lavoravo per un'azienda leader nel settore delle telecomunicazioni in Italia e la mia specializzazione è partita dallo studio dei protocolli di comunicazione, in particolare la tecnologia ZigBee. Quindi tutto quello che riguardava sistemi di localizzazione indoor, dei sistemi per fare push di messaggi pubblicitari all'interno di cellulari, di terminali mobili, per poi essermi specializzato nel proprio nello studio dei protocolli, quindi sia da un punto di vista della realizzazione dei cosiddetti test harness, delle tecniche che consentono di poter testare la validità dei protocolli di comunicazione, che poi chiaramente essere referente per l'associazione Energy at Home come chairman del gruppo dello Standardization Committee, un'associazione che ha la responsabilità di curare, appunto, creare un ecosistema tra partner, in particolare con focus italiano, su tutte quelle che sono le tematiche relative al mondo del risparmio energetico, ma quindi più in generale che abbraccia anche il mondo dell'IoT. Vedremo dopo una serie di applicazioni nel quale l'IoT si applica e nel particolare c'è quello del mondo delle smart energy. Allora, andiamo a introdurre un po' il concetto di IoT, un termine che si usa molto, si sente molto in giro, in particolare sul web, però spesso anche le persone mi chiedono che cosa vuol dire essere un IoT manager. Essenzialmente IoT vuol dire divisa in diverse fasi. La parte bassa è quella che riguarda il data collection, ovvero assicurarsi che tramite opportuni sensori di qualsiasi tipologia installati opportunamente all'interno di quelli che possono essere dei processi produttivi, ma così anche come in ambito residenziale, in modalità periodica e continuativa trasmettono dei dati tramite opportuni protocolli di comunicazione a dei server essenzialmente in cloud, per poi poter effettuare tutta una fase di analisi, quindi tutto quello che riguarda lo studio di questi dati raccolti, per poter offrire una serie di servizi che poi andremo a vedere. Quindi in particolare la parte bassa di quello che è un IoT, quindi la comunicazione tra device, riguarda tipologie di sensori che possono essere, non so, sensori di umidità, temperatura, prossimità, poter capire quando la presenza di persone passa in un determinato ambiente per poter appunto eventualmente effettuare delle attuazioni, come può essere ad esempio le accensioni in automatico delle luci, che sono scenari tipici che vedete, che si vedono anche, non so, nei ristoranti. Quando invece possiamo andarlo ad applicare in tecnologie o comunque servizi un po' più professionali, che è appunto quello tipicamente chiamato dell'industrial IoT, quindi in quel caso si tratta di andare a rilevare tutta una serie di parametri dei macchinari delle varie fabbriche, delle fabbriche che abbiamo anche in Italia e all'estero, per poter cercare di capire se il macchinario sta effettivamente funziona, se sta correttamente lavorando, o se invece ci sono dei parametri che stanno a indicare che vi è la necessità di dover apportare delle correzioni, sia per poter essere più produttivo o semplicemente perché sta andando incontro a una rottura ed è quindi meglio prevenire e cercare di anticipare un guasto. Questo è un classico esempio di industrial IoT. Allora, procediamo con la carrellata delle applicazioni nel quale l'IoT si applica. Il primo per il quale ho maggior competenza è sicuramente la parte della smart home, ho detto anche connected home. Quindi parliamo di quelle applicazioni che hanno una valenza molto applicata nel mondo residenziale. La smart home può essere suddivisa in 4 ambiti. La prima è tutto quello che riguarda il safety e il security, quindi tutto quello che riguarda l'installazione di servizi e prodotti in grado di aiutare le persone che vivono a casa, semplicemente per poter garantire che non vi siano delle intrusioni o comunque il riconoscimento di azioni sospette da parte, ad esempio, di ladri. Dopodiché vi è tutta un'altra parte che è la home automation, che è quindi proprio l'attuazione vera e propria dei device, che possono essere l'accensione di climatizzatori, controllare delle termovalvole per il riscaldamento, appunto, uso di termostati intelligenti e qualsiasi altra cosa che possa anche essere gestita da remoto, quindi spesso l'utente può anche attivare questi comandi da remoto. Terzo aspetto è tutto quello che riguarda il mondo dell'home entertainment, quindi tutto quello che possa riguardare l'evoluzione del video, l'evoluzione del gaming, che adesso si tende sempre più a non comprare le console ma a giocare direttamente con dei prodotti in cloud. Poi c'è l'ultima parte, quella del well-being, che è tutto quello che riguarda un po' i tracker tramite wearable o quant'altro, quindi tutto quello che può aiutare l'utente a star meglio con il proprio corpo.
Poi chiaramente esistono tutta una serie di servizi correlati che vanno a riguardare tutte delle tecniche di data monetization, quindi cercare di capire come questi dati raccolti all'interno della casa possono in qualche modo portare un beneficio anche al consumatore finale. Un altro esempio di applicazione è il mondo delle smart energy. Smart energy è molto importante perché in Italia, a partire dal prossimo anno, da luglio, tutti gli utenti che hanno un contratto che fa parte del mercato tutelato saranno costretti a dover scegliere un operatore in mercato libero, quindi si creerà una situazione in cui gli operatori, i fornitori di energia elettrica popoleranno le TV con una grande massa di annunci pubblicitari finalizzata proprio a cercare di aiutare il cliente a scegliere il contratto migliore. In questo caso l'IoT può aiutare sensibilmente perché tramite opportuni smart plug, ovvero prese intelligenti e dei contatori intelligenti che in Italia Enel è una dei pionieri che sta procedendo con l'installazione di questi contatori 2.0, sarà possibile conoscere in tempo reale lo stato dei propri consumi, nonché avere lo storico di tutti i consumi avuti nei mesi precedenti, e questo potrà aiutare l'utente a capire qual è il profilo tariffario che meglio soddisfa le proprie esigenze. All'interno dello Smart Energy sta entrando un nuovo attore che si chiama l'aggregatore. L'aggregatore, ho detto anche Energy Aggregator, è un utente che si pone a valle tra tutta quella che è la rete energetica, e quindi parliamo essenzialmente della parte della filiera della distribuzione dell'energia di Terna e poi della parte di distribuzione che può essere di Enel o di altre municipali come ad esempio CEA per quello che riguarda Roma, o come può essere A2A per quel che riguarda Milano e così via. E dall'altra parte dell'energy aggregator essenzialmente vi è una sorta di microgrid. Per microgrid si intende poi tutta una serie di case residenziali, ma anche di piccole e medie imprese, che messe assieme sono non solo consumatori di energia, ma possono anche essere possono anche rimettere energia alla rete, e questo attraverso la possibilità di potersi dotare di quelli che sono pannelli fotovoltaici, dei sistemi comunque di energie rinnovabili. Quindi l'aggregatore svolge questo ruolo importante di mettersi a cavallo di questi due mondi, perché è in grado di poter di volta in volta comunicare con il sistema elettrico, quindi in particolare con Terna, e poter concordare quando è il modo di immettere e quando è il modo invece di ricevere energia. Quindi questo sicuramente potrà portare a tutta una serie di benefici. Uno dei principali benefici, oltre chiaramente a aiutare l'utente a ridurre ancor più le loro bollette energetiche, è quello di consentire proprio al sistema paese, quindi a tutto il paese, a tutta l'Italia, la possibilità di dover ridurre il numero di centrali termoelettriche, quelle diciamo che tipicamente portano il maggior numero di inquinanti nell'aria. Questo perché? Perché riusciamo in qualche modo a colmare quello che viene chiamato il problema del picco, ovvero la necessità di dover garantire sempre a tutti l'energia, quindi sia nei picchi che possono avvenire durante l'estate quando ci sono tutti i climatizzatori accesi, che durante l'inverno, nel momento in cui c'è bisogno di maggior supporto energetico per poter riscaldare le case. In entrambi i casi, grazie appunto a questi ruoli dell'aggregatore, è possibile in qualche modo calmierare questi picchi di domanda, proprio perché nei momenti di picco possiamo chiedere all'uso tramite l'aggregatore di rinunciare al consumo di energia in cambio appunto degli incentivi economici, o semplicemente poter controllare da remoto gli appliance, quindi gli elettrodomestici di casa, per evitare magari che un carico di lavatrice non debba essere fatto a mezzogiorno. Questo è un altro aspetto molto importante all'interno del settore delle smart energy, perché tutti i produttori di elettrodomestici si stanno iniziando a dotare di questi sistemi di comunicazione intelligenti che tramite delle comunicazioni cloud consentono di poter in qualche modo controllare il funzionamento degli apparecchi, quindi non solo come già detto prima per tutto quello che riguarda la maintenance, quindi poter in automatico controllare da remoto lo stato dei propri elettrodomestici, ma soprattutto per poter fare delle attuazioni e quindi poter eventualmente interrompere i carichi qualora appunto lo richieda il sistema elettrico nazionale. Allora, un altro scenario in cui l'IoT è particolarmente applicato è quello dell'industrial IoT. Mentre prima ci siamo focalizzati più sul settore, diciamo, residenziale, adesso andiamo a vedere degli esempi un po' più applicati al mondo industriale, di cui prima tra l'altro ho fatto anche degli accenni. In particolare il mondo dell'Industry 4.0 può essere visto come l'introduzione dell'IoT può portare a tre diverse onde
di rivoluzione. La prima è quella base che riguarda l'asset management, ovvero il semplice fatto di poter collezionare i dati ed averli a disposizione per poter fare delle analisi consente comunque all'azienda di poter capire un po' il proprio stato degli impianti. Una seconda ondata è quella che riguarda tutto il process optimization, in generale delle operation, ovvero iniziare a utilizzare lo studio dei dati per poter cercare di tirar fuori delle ottimizzazioni dei processi, quindi capire dove ci sono eventualmente dei colli di bottiglia o dove ci sono semplicemente degli sprechi e quindi cercare di ottimizzare i processi per poter rendere più efficiente la propria macchina produttiva. Il terzo livello di ondata è invece la definizione dei nuovi modelli di business, ovvero una volta che si è fatto l'asset management, che quindi si ha a disposizione dei dati, e una volta che abbiamo ridotto gli sprechi, tramite lo studio di questi dati è possibile magari andare a customizzare le offerte che quella determinata impresa rivolge verso i propri consumatori, proprio perché è in grado di poter capire meglio quelli che sono i needs, quelli che sono i bisogni del consumatore finale, che il consumatore finale non per forza deve essere una famiglia o comunque un utente, può anche essere un'altra impresa intermedia, quindi il classico sistema B2B. In questo approccio qui quindi è fondamentale andare a vedere l'Internet of Things, quindi in particolare l'Industrial IoT, su quello che può portare all'interno di queste tre wave. Diciamo che in Italia attualmente siamo abbastanza focalizzati, attualmente ci troviamo in una fase a cavallo tra la prima e la seconda onda, quindi immaginatevi tutto quello che può avvenire una volta che anche la terza onda verrà raggiunta. Un esempio di business model innovativo che può essere raggiunto con lo studio dei dati è quello che viene chiamato appliance as a service, ovvero mentre ad oggi appunto elettrodomestici vengono acquistati pagando in pieno quello che è il prezzo elettrodomestico, in futuro si potrà immaginare che queste apparecchiature non dovranno più essere acquistati ma possono essere noleggiate, e tutto il servizio di manutenzione, riparazione e garanzia che il prodotto sia sempre tecnologicamente nuovo, innovativo, vi sarà appunto l'impresa stessa, il fornitore che si occuperà di questa fase. Altri esempi nel quale l'Industrial IoT trova particolarmente applicazione in quest'ultimo periodo è il concetto del Digital Twin. Per Digital Twin intendiamo il poter avere una rappresentazione virtuale o comunque digitale di quelli che sono degli asset fisici di un cliente. Quindi in particolare nel momento in cui il cliente vuole avere traccia dello stato dei propri processi produttivi o semplicemente dello stato dei propri impianti, il Digital Twin consente di avere una rappresentazione completamente digitale e chiaramente sincrona a quelli che sono gli avvenimenti reali dei propri impianti, in maniera tale da poter non solo fare delle simulazioni di quelli che possono essere delle evoluzioni sullo stato di funzionamento dei macchinari, ma anche semplicemente essere continuamente aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che sta accadendo sui propri impianti. Questo consente chiaramente tutta una serie di ottimizzazioni, quindi qui si introduce il concetto del predictive maintenance, ovvero il fatto di poter andare a effettuare delle ottimizzazioni o comunque fare dei ragionamenti su quello che sarà lo stato a 3 o 6 mesi di quel determinato macchinario. Quindi in particolare parliamo della possibilità di dover avere delle rotture o la possibilità di dover fare delle operazioni di manutenzione per evitare che l'impianto appunto vada in rottura. Perché tipicamente quando un impianto si rompe, se si trova all'interno di un processo produttivo, questo può comportare notevoli costi prima di poter riavviare l'intero processo. E poi possiamo andare a parlare di Industrial IoT anche con temi un po' più innovativi, borderline. Uno di questi che viene particolarmente utilizzato in PwC è quello dei droni, quindi la possibilità di poter utilizzare dei droni che effettuano dei sorvoli in determinati impianti, ad esempio nel settore del mining, quindi dove vengono fatte delle estrazioni di materiali preziosi dalle miniere, possono essere fatti appunto questi sorvoli che essenzialmente riprendono non solo immagini o video, ma possono anche essere equipaggiati con sensori quali, non so, termocamere o anche più sofisticati, a seconda quindi di quello che è lo scenario dell'obiettivo che il cliente vuole raggiungere. Quindi tipicamente PwC supporta il cliente nella messa in piedi di tutto quello che è il cambio dei processi di business per poter introdurre i droni all'interno delle proprie catene produttive. Io con questo vi saluto e vi ringrazio per aver assistito a questo video. Grazie, arrivederci.